Manager, dai manager, andiamo, avuto un'idea per un nuovo video, non hai neanche tempo di cambiarti le scarpe, dai. Che schiavista. Allora, Angie, qual è l'animale più odiato secondo te in Italia? Tu quando parli troppo? Qui c'è una persona in mezzo alla strada, grazie signore. No, sto parlando ovviamente della mosca. Tu scema, la prossima ti licenzio, eh. E se invece dicessi di nominarmi un aracnide con pungiglione abbastanza temuto? Lo scorpione? Esattamente, lo scorpione. Adesso uniscili tutti e due, mosca e scorpione, che animale viene fuori? Uno scorpione volante? No, no, sarebbe una figata allucinante, ma non viene fuori uno scorpione volante. Sto parlando della mosca scorpione, che è un insettino che fa parte dell'ordine dei Megatheri, più precisamente della famiglia dei Panorpidi. Quindi una mosca con una coda molto simile a quella dello scorpione? Esattamente, tuttavia, come dico sempre, non tutto ciò che ci circonda è effettivamente quello che sembra. Come sei saggio. Pillole di saggezza. Guarda, tra l'altro sono degli animali che non si fida nessuno, ma molto comuni, praticamente in tutta Italia. 5 minuti dal centro di Verona e siamo arrivati. Andate al lazzaretto, vedi questa roba qua, vedi quella roba lì? Lo vedo. Per un motivo ben preciso, ok? Praticamente questa struttura serviva per contenere i malati di peste durante la pandemia che ha colpito Verona nel 1630, no? È stato costruito vicino all'Adige per velocizzare un pochino il trasporto delle persone e l'ambiente, questo ambiente diciamo è ideale per trovare una mosca scorpione, sai perché? No. Perché il bosco golenare, quello che si è creato attorno agli argini del fiume, è un luogo perfetto per questi animaletti, perché hanno bisogno di un ambiente ombroso, umido e soprattutto pieno di zombie, perché probabilmente, visto che sono morte 5.000, sono morte più di 5.000 persone di peste qua dentro, probabilmente ci sono anche quelli, no? Sicuro. Occhiali comunque, soprattutto con l'ombra, non servono assolutamente a nulla, ma fanno molto hipster. Li hai voluti te? Li ho voluti io, quindi fanno molto hipster, me li terrò in questo modo. Bravo. Consigli del Cruz per trovare un animaletto. Innanzitutto bisogna capire il dove e il quando. Per quanto riguarda il quando, la scelta ricade, parlando dell'individuo adulto, tra maggio e settembre. Sul dove abbiamo già detto qualcosa, ma aggiungo un particolare, un piccolo particolare. Non sono dei grandissimi volatori, preferiscono zompettare un po' nel sottobosco. Guarda, tipo qua. Pam! Ultima considerazione, ultimo consiglio di Cruz, va bene? Per trovare questi animaletti dobbiamo saperli riconoscere. Vieni, 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 come, pian pianino. E per farlo dobbiamo prendere in considerazione intanto solo i panorpidi, non gli altri Megatheri, perché non sono delle vere mosche scorpione. E soprattutto dobbiamo dare un po' delle linee di guida per capire come sono fatti. Possiamo usare la femmina che c'è qua dietro? Ne hai trovata una? Perché ne ho trovata una? Dai, spostati, fammi no, vedere. No, voglio stare davanti alla telecamera. Anche se si chiamano mosche, non è che hanno una bocca di tipo lambente, succhiatore, no? Quelle, quella da mosca. Ma bensì un apparato masticatore dall'aspetto abbastanza anche selvaggio, un po' primitivo, posizionato in fondo ad un allungamento del cranio, chiamato rostro. Questa boccuccia gli serve per mangiare insettini morti ed eventualmente vegetazione marcescente.
Non vedo il pungiglione però, Cruz. No, è perché in realtà ce l'hanno solo i maschi, adesso ne dobbiamo trovare uno incazzoso. Ok. Bene ragazzi, abbiamo trovato un maschietto. Addome, come potete vedere, è abbastanza lungo e soprattutto, non essendo ditteri, 4 ali e non 2. Angie, questa la dico a te, secondo te quanto sono pericolosi da uno a Cruz se uno scemo? Ma direi come un'ape più o meno. Allora, in realtà, ed è una cosa ragazzi che secondo me che li rende divertentissimi, sono assolutamente innocui. E quello che in apparenza può sembrare un pungiglione in realtà è l'area genitale maschile. Ah, mi sembra una cosa molto carina. No, non è assolutamente carina, Angie, e tra l'altro è uno dei tantissimi adattamenti pro copula. Adattamenti non tanto romantici, sono abbastanza stravaganti. Il primo, ragazzi, è una struttura che hanno qua dopo il terzo segmento, una specie di clip che serve per bloccare le ali delle femmine, perché le femmine vogliono scappare via, un po' come fanno le signorine quando mi presento a loro con un cocktail, no, per fare il filo. Scappano via, Angela. Caridi. Il secondo invece adattamento è appunto il nono dei 10 segmenti addominali di questi animaletti. Segmento dalla in apparenza appunto bulboso, con due strutture ai lati che ricordano delle pinze, che serve per bloccare la parte terminale delle femmine e per appaiare perfettamente i genitali dei due animali. Oh! Dove è finito? Ma manca ancora l'ultimo, dammi qua, via, va via, va via. No, no, dai, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Chiudiamolo così. Ultimo adattamento, il dono nuziale. Come ben sapete, tantissimi insettini o ragnetti offrono alla femmina del cibo per ingraziarsela e soprattutto per distrarla mentre fanno le cose zozze. Ma questi mecoterini non sono assolutamente banali. Invece che portare un animaletto morto, sapete che fanno? Lo sai? No. Portano, occhio, delle palle di saliva. Cioè rigurgitano veramente della saliva da donare alla signorina. Eleganti, buon appetito ragazzi. Sì, spero che non stiate guardando il video mentre siete a cena. La chiudiamo così. Va bene, diverso. Ragazzi, come sempre vi invito a fare le solite cose, a mettere i like e via dicendo, iscrivervi su Instagram, sul canale. Mi raccomando, non arrabbiatevi, so che vi aspettavate pungiglioni, tossine, punture, cruz carotola, invece siete incappati probabilmente nel video più bait su YouTube Italia, ma noi ci vediamo alla prossima avventura. Ok. Bella!